contatti e ovviamente tanti commenti in diretta. Eccoci dunque ancora insieme, do il ben trovato a Gian Erga, Strategic Advisor di GC Group Capital. Ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Erga, subito un commento. Ovviamente oggi si aprono i lavori del FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve. Anche lei è d'accordo su un rialzo dei tassi che viene procrastinato a giugno oppure lo vede ancora più in là nella seconda parte dell'anno? No, noi riteniamo che innanzitutto quest'anno probabilmente vedremo due rialzi dei tassi, riteniamo che la Federal Reserve, sì, no, io per almeno due, crediamo che a patto che non poi succeda il finimondo, quel cosiddetto 48 come lo si chiama. Non si dice, però noi riteniamo che la Federal Reserve continuerà a guardare questi dati americani che non sono sicuramente eccelsi, però che non indicano che, diciamo, che ci sia una recessione dietro l'angolo e agirà su questa base. Noi riteniamo che c'è anche un altro fattore che li stia spingendo, che poi che non vorrebbero poi continuare a punire questi risparmiatori americani. Ricordiamoci che una gran parte del fatto che il consumo qui effettivamente ristagna, l'abbiamo visto anche questa mattina con questi dati che sono sicuramente entusiasmanti, perché sono una grossa fetta della popolazione che sono persone o pensionate o che hanno delle risparmi, che non lucrando più nessun interesse o rendimento su questo investimento, ma hanno soldi da spendere e loro poi non sono quelli che saranno propensi a rischiare in borsa. Dunque tutto questo QE effettivamente ha lasciato da parte una parte della popolazione che viveva di questi interessi, di questi risparmi. Come un tempo in Italia c'erano i famosi bond people, qui c'erano quelli che vivevano dei treasury. Dunque noi vediamo che probabilmente rialzeranno i tassi a patto che non succeda il finimondo dal punto di vista del rischio sistemico, che la volatilità finanziaria non ritocchi i livelli che abbiamo visto durante la prima crisi cinese, perché io sono convinto che saranno delle altre nel mese di agosto, e che poi alla fine si diranno semplicemente guardate, noi dobbiamo avere qualcosa in riserva casomai dovesse scoppiare un'altra crisi. In un minuto le chiedo un altro commento, Erga, perché c'è una domanda molto interessante che ci arriva dalla signora Benedetto che ci chiede, dato che abbiamo visto spesso il petrolio incidere sull'andamento dell'azionario, se invece questa volta potrà accadere quasi il contrario, cioè dopo le dichiarazioni della Yellen potrà succedere invece che il petrolio venga influenzato e dunque scendere e tornare a quote molto più basse, sui 25 dollari, questa era la supposizione del nostro telespettatore. Sì, la questione del petrolio è una questione estremamente importante. Noi riteniamo che il petrolio abbia una funzione duplice. Uno, diciamo, la prima funzione del petrolio è indicatore chiaramente dell'andamento dell'economia mondiale, la domanda dov'è? E in secondo luogo, poi ricordiamoci anche che il petrolio è fonte di reddito per molti paesi, se questi poi dovessero cominciare a attingere, diciamo, le loro riserve e vendere, poi cala anche il flusso nel mercato degli investimenti. Secondo noi in ogni caso, ma che noi facciamo nel mondo del petrolio è molto semplice, veramente una cosa tipo da quarta elementare se non terza, è che c'è sempre l'accesso all'offerta sulla domanda, che la pressione rimane all'ingiù, che questo famoso famigerato incontro dei grandi per ridefinire tipo il congresso, sì, di Vienna 1915, l'assetto petrolifero, secondo noi sarà molto deludente. Dunque noi vediamo ulteriore pressione sui prezzi petroliferi. Poi vediamo un po' cosa dice la Fed domani, ma se la Fed dice per esempio che loro continuano a vedere una situazione politica o economica globale incerta, questo sicuramente non aiuterà. Erga, resti ancora con noi, ci lasciamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora insieme, a tra poco.